Il corso di laurea in ostetricia prevede un accesso programmato a livello nazionale. Sono disponibili 21 posti, di cui uno riservato a studenti stranieri ed è attivo presso la sede di Varese. Il corso di laurea in ostetricia ha una durata di 3 anni ed è suddiviso in 2 semestri. Prevede lezioni teoriche, attività professionalizzanti, tirocinio ed esami. Le lezioni teoriche sono a frequenza obbligatoria, quindi deve essere frequentato almeno il 75% delle ore di ogni disciplina. Le lezioni teoriche vengono erogate nel corso dei 2 semestri. Il primo semestre ha durata da ottobre a gennaio, mentre invece il secondo semestre ha una durata da marzo a giugno. Le attività professionalizzanti permettono allo studente di acquisire capacità tecnico-pratiche per quanto riguarda tutte le diverse competenze ostetriche che vengono richieste nel corso dei diversi tirocini professionalizzanti. La frequenza è obbligatoria e deve essere pari al 100% del totale delle ore. Al termine di ogni semestre si apre la sessione d'esame. La sessione invernale prevede la disponibilità di 2 appelli d'esame per ogni corso integrato distribuiti nel mese di febbraio. La sessione estiva invece prevede la distribuzione di 2 o 3 appelli d'esame per ogni corso integrato distribuiti nei mesi di giugno, luglio e settembre, mentre invece la sessione d'esame di recupero prevede la disponibilità di ulteriori 2 appelli per ogni corso integrato distribuiti nei mesi di dicembre e di gennaio. Parliamo ora di tirocinio professionalizzante. La frequenza al tirocinio è obbligatoria al 100%. Per ogni anno di corso lo studente deve raggiungere entro il monte ore previsto degli obiettivi formativi, valutati sia con prove in itinere che con una prova conclusiva che si tiene a fine anno di corso, generalmente a fine settembre, nei primi giorni di ottobre. Il monte ore previsto per gli studenti iscritti al primo anno è di 590 ore, diventano 720 al secondo anno e 840 al terzo anno. Durante il primo anno, nel primo semestre, gli studenti svolgono il tirocinio osservazionale durante il weekend e durante le festività. Nel secondo semestre, invece, oltre al tirocinio osservazionale svolto con le stesse modalità del primo semestre, si associa anche il tirocinio valutativo nel periodo estivo, quindi i mesi di luglio, agosto e settembre, con 3 settimane di ferie a discrezione dello studente. Durante il secondo anno, invece, nel primo semestre si svolge tirocinio nei mesi di novembre e dicembre, nel secondo semestre nei mesi di marzo, luglio, agosto e settembre, con sempre le 3 settimane di ferie scelte dallo studente. Nel terzo anno, invece, nel primo semestre il tirocinio si svolge nei mesi di ottobre e gennaio, nel secondo semestre, invece, nei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto ed eventualmente a settembre. La sede principale in cui lo studente svolge il tirocinio è l'ospedale Filippo del Ponte di Varese, in particolare presso i reparti di ostetricia, il primo intervento ostetrico-ginecologico, il reparto di ginecologia, la sala parto, la sala operatoria, presso il nido, la terapia intensiva neonatale e la neonatologia, presso i consultori del territorio, il reparto di patologia ostetrica e gli ambulatori. È inoltre possibile effettuare dei periodi di tirocinio anche presso altri presidi ospedalieri. Per quanto riguarda la SST Sette Laghi, sono disponibili i presidi ospedalieri di Tradate e di Cittiglio, mentre per quanto riguarda la SST Valle Olona, sono disponibili i presidi ospedalieri di Busto Arsizio e di Gallarate. Per quanto riguarda Como, è possibile svolgere tirocinio presso l'ospedale Vanduce oppure l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Da quest'anno all'Università degli Studi dell'Insubria è possibile aderire al programma Erasmus Traineeship. Grazie a questo programma è possibile svolgere un tirocinio formativo da 2 a 12 mesi presso un ospedale di uno dei paesi europei partecipanti al programma. L'esperienza dovrà essere solo ed esclusivamente di tirocinio pratico e potrà essere citata dal futuro professionista nel proprio curriculum.
ed è anche finalizzato alla redazione della tesi di laurea.